dame e cavalieri, cavalli e sbandieratori, nella cornice di una piazza che è un gioiello di architettura medievale. È accaduto a Pistoia, la piccola Santiago nel cuore della Toscana, chiamata così per la preziosa reliquia dell'Apostolo Giacomo portata da Santiago di Compostela dal vescovo Atto. La cittadina ha ospitato il Festival dei Luoghi Medievali, un tuffo nel passato che è stata anche una splendida occasione per conoscere una città ricchissima di storia e di cultura. Per Pistoia è una grande opportunità il Festival dei Luoghi Medievali, perché abbiamo cercato di unire e cercheremo di mettere in rete quelli che sono i luoghi autentici medievali, per dare un'opportunità di scelta ai turisti nazionali e internazionali di visitare tutti quei luoghi autentici e ancora sconosciuti come Pistoia. E se i viaggi a sfondo culturale sono la scelta di sempre più persone, con un fatturato di 15,5 miliardi di euro, quella di focalizzarsi sul turismo medievale può essere una carta vincente per tanti comuni italiani che hanno da offrire storie affascinanti e location uniche al mondo. Il turismo medievale è un settore del turismo culturale in crescita, con una potenzialità di 500 destinazioni italiane, tutte legate da un fil rouge di approfondimento storico, con una capacità di porsi agli occhi del turista secondo aspetti di autenticità. Dagli studi di settore, il trend della domanda è assolutamente in crescita, la stessa Enit ci conferma questa potenzialità, l'incoming soprattutto del turismo straniero è sempre più elevato e certamente la difficoltà, ed è una delle cose su cui stiamo lavorando, è fare rete con i luoghi medievali eccellenti per un prodotto unico. Non resta che cominciare a viaggiare, magari proprio partendo da Pistoia, la piccola Santiago. Pistoia è una città da scoprire, questo è il nostro slogan, anche le nostre brochure fatte ultimamente presenti all'Ufficio del Turismo, perché anche dopo la nomina di Capitania Italiana della Cultura abbiamo da dare molto, da far vedere molto e da farci conoscere e scoprire da turisti nazionali ed esteri.